Salve agli amici di YouTube. Oggi vorrei soffermarmi un attimo sull'uso dei trapani a colonna, sia per alcune domande che mi sono state rivolte, ma anche perché ho visto troppe volte usare questi trapani, direi in modo improprio. Ora va detto, come già dissi anche in altri video, che ogni utensile è costruito, è fabbricato e pensato a secondo del lavoro che deve svolgere. Che voglio dire? Voglio dire che un trapano da orefice sarà qualcosa di miniaturizzato e sarà adatto solo per quel lavoro. È impensabile fare lavori più grandi. Viceversa, un trapano fatto per l'officina, per la rettifica o per la grande industria farà grossi lavori e non sarà adatto per fare lavori più piccoli, miniaturizzati. Per questo queste macchine sono dedicate nello specifico per fare alcuni lavori e nessuna macchina da sola può fare tutti i lavori. Partendo da questo presupposto, ora questi trapani d'officina, ma anche quelli da hobbistica, ce ne sono più piccoli, più grandi, ma li possiamo far rientrare tutti in trapani di media grandezza. Però c'è una cosa importante, che nel momento che noi usiamo le punte per forare, le punte hanno grandezze diverse e l'escursione diametrale delle punte è ampia. Si possono usare punte da 1 mm e si possono usare punte da 25 mm e cambia tutto. Allora anche il trapano va impostato a seconda delle punte che noi usiamo. I trapani hanno diverse puleggie per fare diverse velocità, ma al di là della velocità che già ho spiegato quando ho costruito il mio trapano, ogni punta ha la sua velocità a seconda appunto del diametro, va detto e ripeto che comunque sono sempre preferibili le velocità più basse perché ci consentono di avere un controllo migliore sulla foratura, qualunque questa sia, sia per una punta piccola che per una punta grande. Ci vorrà un po' più di tempo, ma artigianalmente è la cosa preferibile da fare. Quello che invece dobbiamo fare attenzione non è tanto sulla velocità della perforazione, appunto velocità più alta o velocità più bassa perché devo fare prima, ma in quanto a sicurezza mentre noi facciamo questi lavori qui. Come detto, una punta da 25 e una punta da 1 mm hanno grandi differenze di penetrazione e di resistenza alla penetrazione. Allora, se noi mettessimo una grossa punta a questo trapano, una punta da 13 come questa qui, io adesso metto il pezzo in morsa e vado a trapanare. Bene, però siccome spesso le morse non si usano e possono essere non usate, mettendo sotto dei spessori di legna, reggendo i pezzi con le mani. Ma questo si può fare in determinate situazioni, ovvero sia una punta grande come questa deve fare in modo che qualora lei si appunti e noi non abbiamo la morsa, il trapano deve essere frizionato, ovvero sia alle puleggie la cinta non deve stare in tiro completamente, altrimenti ci facciamo male. Se io prendessi per esempio dei
dei pezzi corti come questi e andrei a forare, qui c'è anche questo piegato, andrei a forare reggendole con la mano, nel momento che la punta arriva al fondo lei farà uno strappo che questo me lo farà girare e la mano sicuramente sarà tagliata. Peggio ancora se ci troviamo di fronte a una lastrina come questa, questa acciaio inox è molto duro da perforare e qui la punta si bloccherà sicuramente. Se io facessi questo lavoro qui reggendola con la mano, lei riuscirebbe a scappare via dalla mano e mi taglierebbe la mano, ecco. Allora queste sono condizioni che noi non dobbiamo mai portare in essere. In questo caso qui innanzitutto useremo una pinza, oltre che il guanto se si può usare, ma usando una pinza il guanto non serve. Useremo una pinza a scatto, a blocco, non una pinza normale, in quanto se si appunta la pinza sarà lunga, anche se lui scappa via e gira non riuscirà a colpire la mano. E la cosa fondamentale è che noi frizionando il trapano, allentando le pulegge, la cinta, faremo in modo che qualora lei si blocchi il trapano non riesce più a portare avanti la punta. E vediamo come. Adesso farò una simulazione. Ora col pappagallo io bloccherò la punta simulando una puntata della punta. Ecco, il trapano ora è bloccato e io riesco a tenerlo anche con una mano. Ma lo strappo iniziale sicuramente, se le cinte stavano in tiro, mi avrebbe portato via il pezzo fuori dalle mani. E questo è il motivo del perché dobbiamo frizionare il trapano. Se poi noi dovessimo usare una punta ancora più grande, come una 15 di queste qui, o una 25 come queste qui, che richiedono maggiore forza al trapano, allora in questo caso noi dobbiamo necessariamente usare la morsa. Quindi una volta postata la punta non pensiamo più di reggerla il pezzo con la mano, sia che sia piccolo sia che sia grande, ma abbiamo bisogno di una morsa bloccata anche con i dadi sotto e le mani le teniamo fuori, che nel caso che lui non riesca a penetrare, comunque il massimo dello sforzo del trapano verrebbe bloccato dalla grossa punta se non riuscirà a penetrare. Vediamo che adesso ho bloccato la punta in morsa e lui anche al massimo sforzo con le cinte in tiro, se io lo faccio partire lui non parte. Se io avessi un rapporto del trapano al maggiore sforzo, cioè la puleggia più piccola al motore e quella più grande al mandrino, lo sforzo sarebbe massimo e in questo caso comunque la morsa ci garantirà, se non lo slittamento della cinta come prima, il blocco del motore. Ora invece vediamo la seconda utilità con quest'altro trapano qui, questo che ho fatto io, che pur essendo fatto artigianalmente con le pulegge di legno come avete visto, comunque lui è stato fatto seguendo
le indicazioni di un trapano professionale, compreso lo spostamento del motore rispetto alla cinta per tirarla più o meno. Ora io l'ho regolato frizionandolo per delle punte piccoline. Allora cosa succede? Che lasciando la cinta lenta in questo modo qui, se io avrò una punta piccolina, lui frizionerà nel caso che la punta si fermasse, si bloccasse, e la salverebbe dalla rottura. Mentre se la cinta fosse in tiro, lui con lo sforzo riuscirebbe a torcere la punta e a spezzarlo. Allora come si regola? È semplice. Prima di mettere la punta, secondo il diametro, può essere 2 mm, 3 mm o addirittura 1,5 mm o 1 mm, allora la cinta deve essere messa in modo che la punta riesca a reggere lo sforzo. Ecco, uno sforzo maggiore per una punta così piccola non serve a niente, serve solo a far spezzare la punta. Cioè non pensiamo che se noi lo facciamo girare con maggiore potenza poi la punta riesca a penetrare, no, la punta si spezza, quindi è inutile che andiamo con la potenza su punte che non sopporterebbero quella potenza lì. Quindi una volta frizionata, io regolando la posizione della cinta del motore, con la semplice mano avverto lo sforzo che lui massimo riesce a fare. In questo caso qui, vedete com'è delicato? Io anche appoggiando una mano così posso bloccare. Ecco. Vedete? Quindi, a secondo il diametro della punta, io regolerò leggermente questo tiro della cinta in modo che lui mi salvi la punta. Vediamo un esempio. Ora preparo il blocco, bloccherò la piccola punta e vediamo che lui non riesce a partire per il poco sforzo che fa. La morsa è libera, ma non succede niente. Ora simuliamo una foratura su un pezzo abbastanza spesso, che è di 15 mm di ferro. Vedete che con anche la piccola forza che fa, lui comunque penetrerà anche il ferro. Ora mettiamo un'altra piccola punta per simulare il blocco. Rimettiamo il nostro pezzetto. Andiamo. Vediamo come il trapano si ferma.
Sentiamo. Quindi noi dobbiamo procedere piano piano. Siamo riusciti a forare con la punta frizionata e lì nel momento che lui bloccava, se avesse avuto maggiore potenza probabilmente, anzi quasi sicuramente, avrebbe spezzato la punta. Questo perché? Perché quando si forano spessori pesanti come questi, e dipende poi dal materiale, può trovare degli spazi più duri di altri. Può essere più duro all'inizio, oppure possiamo trovare un indurimento al centro, e questo fa sì che affondando la punta, se da prima vediamo che lei va bene dentro, a un certo punto si può bloccare perché dentro il metallo diventa più acciaioso. Oppure questo può succedere quando si rifora l'alluminio tenero, l'alluminio cotto, che fa sì che impasti la punta, rimane l'alluminio attaccato alla punta, lei non penetra più e a un certo punto si surriscalda e blocca la punta all'interno dell'alluminio. Tutto questo invece si fa meglio quando si fora la ghisa. La ghisa non lascia trucioli, oppure il bronzo, o metalli simili o derivati, ma quando ci troviamo a forare gli acciai cambia tutto. Quindi se noi non usiamo questi accorgimenti qui, noi compreremo decine di punte perché ci si romperanno tutte. Come avete visto, penetrando con la punta, come si dice in gergo, si penetra, si affonda alla chiamata della punta, ovvero sia quando lei riesce a forare, quando non riesce il trapano sfriziona e aspetta che la punta riesca a trovarsi la strada, a rompere quella superficie dura piano piano, e poi continuerà senza che si spezzi e senza che si riscaldi. Come abbiamo visto, questa è l'uso tradizionale di un trapano a colonna. Quindi dire faccio un foro col trapano a colonna comporta tutta una serie di conoscenze
che troppo spesso non si hanno. E oltre a fare i danni spezzando le punte, come detto, ci si rischia anche di far male. Allora, spero che adesso questo piccolo contributo serva a qualcuno, e anche se spesso vedete i miei laboratori sporchi, è un po' così, che sembrano non troppo puliti, è semplicemente perché io nei laboratori ci lavoro, come si dice a Roma, non ci pettino le bambole, e lavorando un'officina pulita, asettica, difficilmente si può mantenere. Quello che conta è però quello che facciamo, quello che in genere faccio, che ormai conoscete un po' tutti, e il risultato del lavoro è quello che potrete vedere in questi piccoli progetti, in questi piccoli suggerimenti che poi carico su YouTube. Arrivederci e grazie.